Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di zooplancton. Se non avete visto il video in cui lo allevo, vi lascio il link qua sopra. In questo caso stiamo inquadrando un rotifero, Brachyonus plicatilis, uno dei rotiferi marini, generalmente sono dolciacquiccoli. Dal punto di vista morfologico questi rotiferi presentano tutti i rotiferi presentano un'epidermide sinciziale, ossia le cellule sono fuse fra di loro e di conseguenza i nuclei si trovano tutti immersi in un'unica massa citoplasmatica. Partendo dalla zona anteriore si possono vedere queste ciglia che servono per dirigere, queste zone ciliate che servono per dirigere verso la cavità orale e poi esofago e infine mastax, che sono quelle due tipo mascelle che servono per triturare il cibo. Il fitoplancton, se non avete visto il video in cui allevo fitoplancton vi lascio il link quassù, e successivamente questo cibo arriva ad uno stomaco e poi termina nella cloaca, che racchiude sia dotto escretore che dotto riproduttivo, perché sì, sono esseri viventi che anche loro si riproducono, hanno gonadi sia maschili che femminili. Tuttavia, soprattutto per specie che vivono in ambienti non eccessivamente stabili, quindi altamente perturbati, come uno stagno d'acqua ad esempio, esiste un'altra via che si chiama la partenogenesi, ossia si producono soltanto individui femmine, da femmine amittiche, quindi le uova non hanno bisogno di essere fecondate da spermatozoi, quindi in situazioni sfavorevoli si formano le uova, in situazioni favorevoli queste uova si schiudono. Qui ho avuto la possibilità infatti di riprendere un uovo durante il suo sviluppo. Non sono riuscito a portarlo a termine perché gli altri rotiferi me l'hanno spinto via, non sono riuscito più a trovarlo dopo, però circa per un'ora sono riuscito ad inquadrarlo. Sono esseri viventi che sono a simmetria bilaterale, triblastici come noi, quindi hanno ectoderma, mesoderma, endoderma. Si possono osservare qua alcuni rimaneggiamenti, diciamo, delle fasi dello sviluppo embrionale di questo rotifero, che non sono riuscito a prendere purtroppo completamente perché sennò sarebbe stato ancora un pochino più interessante. Per quanto riguarda invece la partenogenesi c'è un fatto importante: in alcuni casi si è visto che ci sono popolazioni che sono vecchissime, a volte anche di milioni di anni, e sono sopravvissute senza ricombinazione genica. Questa è una cosa particolare perché la ricombinazione genica è alla base dell'evoluzione. Come hanno fatto a sopravvivere? E qui si è scoperto con i dati, diciamo, odierni, che vi è stato un trasferimento genico orizzontale, ossia fra individui adulti c'è uno scambio di geni. Quindi senza fare figli, quindi senza avere trasferimento genico verticale, con il trasferimento genico orizzontale sono riusciti comunque a ricombinare e a mandare avanti la specie per molto tempo. Qua si vede che si è formata una piccola strozzatura e poi da questo punto qua in poi ho iniziato a perdere il rotifero e basta, non l'ho più trovato. Ecco qui invece le uova dei copepodi del genere Cyclops, non so quale specie possa essere perché è difficile da dire, comunque il genere è Cyclops. Esistono molti tipi di copepodi, in generale questi qua sono quelli che vengono allevati in acquariofilia marina. In teoria ci vorrebbe molto tempo per allevarli molto bene e un grosso litraggio. Inoltre conviene anche aggiungere un po' di mangime, poco, nella coltura secco, per dare, diciamo, sostentamento alle fasi larvali. Tuttavia il fitoplancton è un buonissimo punto di partenza soprattutto, quindi si nutrono in maggioranza di fitoplancton e diatomee, quindi in questo caso è uno di questi. Dal punto di vista degli ecosistemi sono molto importanti. A livello sperimentale è stato avviato dal Comune di Bologna un progetto per l'utilizzo dei copepodi nell'eliminazione delle larve di zanzara, perché vivono anche in ambito dolciacquicolo e quindi hanno varie applicazioni. In questo caso si possono vedere le uova di questo Cyclops che noi utilizziamo come nutrimento per i nostri pesci, magari un pochino più esigenti, come Sinchiropus splendidus o Sinchiropus picturatus, oppure cavallucci marini che hanno bisogno di mangiare molto spesso, e se mangiano vivo è meglio, in modo tale che non ci sia molto scarto, ecco. E qui si possono vedere le primi stadi larvali che escono dalle uova. Gli adulti sono abbastanza grandi, si parla anche di millimetri in certi casi, quindi
sono molto più grandi dei rotiferi. Tra poco li vedrete, questo è il primo stadio larvale, con un piccolo occhio. Una piccola curiosità, Plankton di SpongeBob è un copepode Cyclops. Qua si può vedere l'accoppiamento fra due adulti. Sono decapodi, per cui presentano 10 piedi, decapodos. E sono di questi piccoli crostacei che occupano, diciamo, sono una grande fonte di proteine per tutti gli oceani e tutti gli specchi d'acqua in generale, per cui sostentano un grande numero di esseri viventi. In questo caso c'è un accoppiamento ben visibile, in cui si può vedere questo corpo cilindrico con delle antenne anteriori, due antenne anteriori, che sono generalmente molto lunghe, le usano per il nuoto come, diciamo, come stabilizzatori e direzionali. Il torace possiede gli arti biramificati, quindi hanno due ramificazioni, e l'addome è generalmente sottile, in questo caso un pochino più spesso in questa specie, però vedi qua si assottiglia l'addome, e il corpo termina con due appendici, che in molte specie, nelle femmine, come in questo caso, trasportano quei sacchi ovigeri che avete visto prima anche di grosse dimensioni. Vivono sia sul substrato, non in questo caso questi sono natanti, quindi ci sono sia natanti che sul substrato, sono di varie specie. Generalmente si parla di 2000 generi con 14.000 specie in 10 ordini, quindi sono veramente tantissimi e anche molto diversi fra di loro. In molti casi sono anche parassiti, ad esempio esistono copepodi parassiti dei pesci, che tuttavia hanno una morfologia diversa da quella che vedete anche in questa immagine qua. Quelli parassiti hanno una morfologia tutta loro perché sono adattati, diciamo, al loro stile di vita, quindi non hanno generalmente più nessuna somiglianza con i copepodi, diciamo, standard, perché si sono adattati alla loro vita da parassiti. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, vi lascio con questo preparato colorato di neosina di un copepode Cyclops. E spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima.